Natale a tutti, oggi scarteremo i miei regali di Natale, quelli dei libri, perché poi ce ne sono altri che ho già scartato. Siamo insieme al mio cagnolino, qua, bellissimo. Apriamo il primo. Violentissimi. Allora, questo libro è Sherlock, Lupin e io, 5 misteri per Natale, l'ha scritto Irene M. Adler, non so come si legge, però va bene, primo libro di Natale, bello. Giallo, bello. Un attimo, fammi aprire. Aprisci. Cos'è? Cos'è? Sono tre della stessa collana, mi sa. Si chiama Artemis Fowl. Uno è, si chiama solo Artemis Fowl, l'altro è Artemis Fowl, l'incidente artico, e l'altro il codice Eternity. L'ha scritto e li ha scritti Oyn Colfer. C'è dentro anche il segnalibro. Ok. Qua. Che caldo. Allora, poi. La leggenda di Greg, una serie di mitici disastri. L'ha scritto, chi l'ha scritto? Chris Rylander. Scusate. Fermo. Questo qua mi sembra che è fantasy, penso, dalla copertina, sì. Non so aprire. Mago, un destino da campione, di Guido Sgardoli. E questa storia parla di cavalli. C'è il mio gatto che sta tirando giù l'albero. Allora, andiamo avanti. Team Spectre, il club della paura. Di George Bloom e illustrato da Paola Gallina. Ma che belle ste copertine. Vediamo. Come si apre? Allora, nuovo lì. Ok, questo lì, cos'è? Brandon, non so leggere, il segreto di Kells. Ok, l'ha scritto, cioè l'ha fatto, perché è a fumetti, quindi è una graphic novel, penso, sì. Bello. Come lo leggo subito? Ok, l'ha fatto Tom More. Via, che sto registrando. Tom More. Sì. Il mio cane mi guarda in modo strano. No. Cos'è? No, è gigante. Pesa,
sono morto quelli. Le avventure di Huckleberry Finn. Testo di Antonio Tettamanti, dal romanzo di Mark Twain. Mi sembra che questo l'abbia scritto Lorenzo Mattotti. Che l'abbia anche illustrato, perché è una graphic novel. Ok. Ho tirato giù un pezzo dell'album. Cos'è? Il libro della giungla! Io ho visto il film un paio di tempo fa. Cos'è? C'è una roba tipo pop-up. Bellissimo. C'è un altro. No? Ma cos'è? È un geroglifico. No, non è vero, stavo scherzando. Vabbè, dopo ci capirò un po' di più perché lo leggerò. Altro. Dopo penso che vi farò anche la recensione, sai, questo. Perché è molto bello. L'ha scritto Rudyard Kipling, l'ha illustrato Mina Lima. Ok, ultimo pacco. Ok ragazzi, adesso ce lo guardiamo tutto. Perfetto. Io sono un amante amantissimo di Harry Potter, Hogwarts fatta benissimo. Ma queste cose si dovrebbero rialzare. Sì, mi sa che è così. Fatto benissimo Hogwarts. È più o meno uguale. È uguale. Uguale a Hogwarts. Altra parte di Hogwarts, quella dove c'è nel primo film il parco con le coltivazioni, il campo da Quidditch, dove tra l'altro si sfidano Gryffindor e Serpe Verde. Diagonale, no, è Hogsmeade questo, sì, è Hogsmeade questo, e la mappa del malandrino! No, si muovono! Peter Minus e Harry Potter! E non vi posso spoilerare, andatevelo a vedere. Film 3. Tiro, va bene. Qua è quando fuggono dai ragni, da Ragnarok. E qui un po' ci sono le storie. Anche la battaglia finale. Ma è fatto strabene. La foresta proibita. Il mio cane vuole guardare. Voglio vedere in altro cosa c'è. Scusa. Qua c'è la mappa del malandrino. Qua cos'è che c'era? Qua c'era l'ordine della Fenice. No! Sirius Black! Questo è un cane.
un Animagus da cane diventa Sirius Black, che in realtà è il contrario, che da Sirius Black diventa cane. Però va bene. È una roba fantastica. Questo qua è il drago, è il torneo. Questo qua è il torneo tre maghi, che in realtà erano i maghi erano quattro, però va bene. Lo stavo già rompendo, perfetto. E questo qua è il corpo insegnanti. Qua ci sono tutti gli insegnanti di difesa contro le arti scure, che sono, non me li ricordo, non mi ricordo. C'è il professor Raptor, il professor, vabbè, Alok, Lupin, Alastor Malocchio, Alastor Moody, la Umbridge e Piton. Questo è il corpo insegnanti con Hagrid, Piton, Silente, la McGranite e non me lo ricordo. E anche Gaza, che è il guardiano. Questa invece è la Camera dei Segreti, con Tom Riddle e Harry Potter. E dovete vedere Harry Potter, l'unica chance. Queste sono le tre case di le quattro case di Hogwarts. Oh, tira, non tira. Tiro. Se tiro poi si rompe. Ed è peggio. È un po' craccato qua, mi sa. Non ci posso credere. Mi sa che si è rotto un po'. Si è rotto un po', poco. Allora, sta parte non l'apriamo più. Il torneo. No, cos'è? I tre eroi. Quando giocano a scacchi. E finisce qua. Tolgo il cappello perché è caldissimo. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Mi sembra di no. No. Allora, sono questi libri, cosa? È per me? È quella dove mettere il mouse del computer. Harry Potter dopo tutto questo tempo sempre. E c'è anche la bambina che parlava con i libri di Stefano Benni e Gianluca Folì. Allora, questo Natale è stato pieno di regali. I libri sono tutti stupendi. Però probabilmente questo video non lo vedrete a Natale, neanche nelle festività, lo vedrete un po' dopo. Quindi dopo la Befana circa, perché non posto video a Natale. C'è questa nuova regola che l'ho inventata adesso. Va bene? E comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like. Mi sono tolto il cappello. Ciao ciao! Aspettate un attimo. Dietro c'è scritto Baobab approvato da Babbo Natale. Non l'avevo notato, vi giuro. Va bene, ciao ciao.